luoghi ispirino l'arte a chi ha mantenuto una distanza commisurata con la natura, che può esistere nei piccoli borghi di montagna, quasi elementi naturali di roccia sui pendii dell'Appennino abruzzese. È più raro che due animi sensibili e colti vedano la luce negli stessi anni in due paesi che si guardano dai lati opposti di una valle, divisi da 3 chilometri di strada tortuosa, meno di uno in linea d'aria, e in mezzo un fiume e una ferrovia che carica 2 volte al giorno persone e sogni di altrove. Nascono nel 1888 e nel 1891 Massimo Leli e Giovanni Titterosa, l'uno nel piccolo borgo di Tione degli Abruzzi e l'altro nella frazione di Santa Maria del Ponte. Seguono a distanza di tempo strade simili fino agli studi liceali dell'Aquila. Le loro vie divergono poi quando Titterosa prosegue gli studi universitari a Firenze, Genova e Macerata, mentre Leli si arruola per partecipare alla prima grande guerra, dove verrà insignito della medaglia al valore. Si ritrovano a Milano giornalisti, saggisti, scrittori. Più dinamico Leli, prima alla Stampa, poi al Corriere della Sera. Più intellettuale l'amico Titta, protagonista indiscusso dei salotti letterari milanesi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel momento migliore della loro produzione letteraria, restano fagocitati dal delirio del fascismo, di cui Titterosa non sarà mai diretto oppositore, mentre Massimo Leli è tra quegli intellettuali che firmerà lo sciagurato Manifesto della Razza. Il loro oblio letterario è in parte conseguenza delle scelte di quegli anni. Sono però le loro parole dedicate alla terra natia che ci interessano, i loro ricordi da emigrati, fonti di informazioni preziose per lo studio della cultura e della società dei paesi della montagna abruzzese tra il XIX e il XX secolo, e dalle quali si potrebbe partire per immaginare un museo del territorio diffuso, un ecomuseo che racconti attraverso le loro parole la storia e le tradizioni di un insieme di luoghi e di ambienti. I riti, la vita pastorale, la montagna e il fiume, i tempi scanditi dal sole e dagli eventi ripetitivi sono i temi e le ambientazioni di quello che potrebbe diventare un progetto territoriale di valorizzazione culturale e turistica. La mappa dei luoghi di interesse emerge dalle parole dei due autori, dalle opere che più hanno segnato la loro condizione umana di intellettuali lontani dai luoghi dell'infanzia, i romanzi Stagione al Sirente e il romanzetto Tione per Leli, e L'Avellano e Sole di Lombardia per Titterosa. Vi è il fiume Aterno, protagonista insieme alla ferrovia che lo attraversa in un percorso meraviglioso, carico di testimonianze millenari, tra le quali il Ponte Romano di Beffi, luogo di avventurosi, rinfrescanti pellegrinaggi d'estate. Si espande e si estende il territorio della vita pastorale fino all'altipiano delle Rocche, in pieno parco regionale Sierente Velino, dove nel ricordo di Leli le pietre acquistano un'anima. Si diceva le pagliara per indicare quel gruppo di case, stalle e pagliai che per 6 mesi l'anno restavano vuoti, chiusi, abbandonati nella distesa solitudine della neve sull'altipiano e assiderati dal vento, dagli urli del bosco e dei lupi, si tenevano affiancati e stretti aspettando, come fanciulli, che quella lunga notte fosse passata, sognando il ritorno degli uomini e delle stagioni. Nel racconto dei due autori persistono luoghi della memoria, per dirla con Norà, individuabili nelle architetture contadine dei due paesi, ancora oggi conservate e in recupero dopo il sisma del 2009. Vi si potrebbero trovare period room originali, fedeli alle narrazioni dei due autori, rievocare in questi spazi quei racconti delle feste comandate, le narrazioni delle lavorazioni tipiche dello spazio contadino, animando questo museo diffuso con un supporto teatrale in dati giorni. Stessa cosa valga per uno dei prodotti di eccellenza del territorio, lo zafferano, protagonista delle narrazioni di entrambi gli autori, narrazioni che appaiono figlie di una stessa sceneggiatura e non del tutto dissimili nel linguaggio, dalle quali emerge il segno nella storia, la tradizione, l'economia, lasciato dal famigerato fiore. Un'altra ostinazione delle nostre terre contrarie, per Leli. Il ricordo dell'emigrante è l'altro grande tema delle aree interne abruzzesi che tale installazione museale non potrebbe non affrontare. Per quanto non spazio d'arte, questo ecomuseo interessa un territorio pregno di testimonianze artistiche notevoli, quali la collegiata di Santa Maria del Ponte, che conteneva il trittico di Beffi, oggi esposto al Museo Nazionale d'Abruzzo, dopo il tour che l'ha portato, tra le altre mete, al Getty Museum di Los Angeles.
Anche la vicina Fontecchio conserva gioielli dell'architettura medievale, mentre a valle, a pochi chilometri di distanza, nel convento francescano di Castelvecchio Subequo, sono custodite le reliquie di San Francesco, a testimonianza del passaggio del frate di Assisi in terra d'Abruzzo, a poca distanza dal tempio italico di Castel di Ieri. Partner principale dell'Ecomuseo dovrebbe essere il comune di Tione, insieme all'associazione dedicata alla memoria di Massimo Leli, che è attiva sul territorio. Attori che dovrebbero creare una rete di collaborazione con il Parco regionale Sirente Velino e i comuni limitrofi, per portare avanti la ricerca legata ai due autori lungo il fil rouge dell'emigrazione e dell'ambiente, tanto presente nella storia delle aree interne abruzzesi, come si evince dalle parole di Giovanni Titta Rosa. Ma il sole di Lombardia non è il sole del mio paese, che veniva su per la costa rapido e silenzioso e toccava col silente tepore d'un gatto la pietra e il ferro del balcone. Portava un odore di frutta, forse di pesche e di spighe d'acqua mescolato. Mi accarezzava la fronte sempre più forte e deciso, costringendomi a chiudere gli occhi. Questo era il sole del mio paese, il sole che più mi ricordo.